Grazie, buongiorno a tutti. Marina mi scrive: pace a te, caro Mario. Nella parola Gesù dice che dobbiamo dimorare in Lui. Sai spiegarmi cosa intende dire? Egli dice che solo se dimoriamo in Lui portiamo molto frutto. Grazie Mario, credo che il tuo impegno sia di grande benedizione. Dio ti benedica grandemente. Shalom, Marina. Cara Marina, grazie della domanda e grazie della tua benedizione. Vediamo se dove si trova questa dichiarazione che hai appena fatto. Giovanni 15, dal 2 al 6. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. No, stranamente, questo è uno dei passaggi preferiti per i signori denigratori della vera assoluta meravigliosa grazia. Ecco, vedi Mario, ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. Vuol dire che se un cristiano non produce frutti, viene tolto, tagliato dalla vite, seccato. In altre parole, perde la salvezza e viene gettato nel fuoco dell'inferno. Ai, permettetemi di essere molto chiaro a questo riguardo. No, 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 un milione di volte no. La salvezza non si perde. In questo versetto osserviamo come una traduzione sballata, fatta da esseri umani imperfetti e fallaci, può creare un'interpretazione della scrittura dottrinalmente errata e teoricamente opposta alla verità. La parola in questione è la parola aero, qui tradotta con toglie via, ma questa parola greca come principale significato ha sollevare, ed in questo contesto di vite israeliana, bassa e solitamente non supportata, vuol dire che se un tralcio non produceva frutti, significava che era caduto per terra e aveva bisogno di essere sollevato tramite un paletto, un sostegno o qualcosa di simile. Questo è il vero significato. Se non produci frutti, ti aiuto io a farlo. Se li produci, ti poto, così ne produci ancora di più. Per quanto riguarda il resto del ecco, vedi Mario, Gesù afferma, prima di gettare nel fuoco certi tralci, se uno non dimora in me va a finire male. Il Signore sta parlando chiaramente di non credenti che non dimorano in Lui. Ai credenti invece dice, voi siete già puri, grazie alla parola che vi ho annunciato e in cui avete creduto. Siete puri e al sicuro perché siete in me, dimorate in me, abitate in me, siete in me. Ecco perché lo siete. In Giovanni 14:20 Gesù dice, in quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, voi in me e io in voi. In quale giorno? Nel giorno in cui tornerò nelle spoglie dello Spirito Santo e tutti voi riceverete la salvezza. Se solo osserverete i miei comandamenti, in altre parole, ciò che vi dico di fare con il vostro amore e con la vostra fede.
Sì, il momento che accettiamo il sacrificio sostitutivo di Gesù Cristo sulla croce, riconosciamo la nostra posizione di peccatori senza alcuna speranza di redenzione, in altre parole, ci ravvediamo, ci pentiamo e crediamo al Vangelo, a parte la sua grazia, e invochiamo il suo nome, veniamo salvati una volta per sempre e cambiamo dimora. Traslochiamo, se così si può dire, da Adamo in Cristo. Questo, cara Marina, vuol dire dimorare in lui. Vuol dire lasciare la casa di Adamo e andare ad abitare in Cristo. Tutta la scrittura punta su questa unica verità. Siamo salvati in Cristo. Siamo figli di Dio in Cristo. Siamo perdonati, puri, giustificati, lavati e santificati. In Cristo siamo eternamente vivi, in Cristo, per grazia attraverso la fede, Efesini 2:8, cambiamo indirizzo per tutta l'eternità, non più in Adamo, ma in Cristo. Ecco cosa vuol dire Gesù quando dice ogni tralcio in me e conclude con le meravigliose parole, senza di me non potete fare nulla, senza di me non potete essere salvati. Senza di me non potete essere puri, senza di me non potete essere giustificati, senza di me non potete comportarvi bene e non servirebbe a niente in ogni caso. Senza di me non potete fare nulla. Invece di essere un versetto preferito dagli antigraziani, questo versetto è una mannaia sul collo di qualsiasi dottrina che pensa di poter avere successo a parte l'intervento di Cristo. No, non puoi non peccare se non sei in Cristo. No, non puoi essere salvato per sempre se non sei in Cristo. E no, non puoi ricevere la vita eterna di Cristo se non sei in Cristo. Dimorare in Cristo non vuol dire altro che cambiare indirizzo. Romani 5,17, infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, Adamo, tanto più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Chiudo con 1 Corinzi 15, 20, 22, dalla versione L'Annunzio. La stessa umanità che morì a causa di un uomo risorge grazie a un uomo. Proprio come la morte ebbe successo su tutti attraverso il fallimento di Adamo, così la vita avrà successo su tutti quelli che credono nella vittoria di Cristo. Non c'è data di scadenza alla vita eterna. Quindi, cara Marina, il dimorare in Lui non è un'azione, ma un dato di fatto, non qualcosa che devi fare, ma qualcosa che hai fatto. Non una destinazione, ma una ubicazione. Sei in Cristo e nessuno potrà mai toglierti da Cristo. Punto. Un abbraccio.